Uomini e donne, tra Luca Salatino e Soraya le cose non vanno per niente bene? L'indiscrezione. Luca Salatino e Soraya Ceruti sono una delle coppie formatesi durante la scorsa edizione di Uomini e Donne. L'ex tronista, pochi mesi dopo aver scelto di uscire dagli studi del dating show di Maria De Filippi con Soraya, ha partecipato alla 7ª edizione del Grande Fratello VIP. Esperienza, quella nella casa più spiata d'Italia, che ha fatto maturare in Luca la consapevolezza di non poter resistere alla distanza dalla sua fidanzata. Fu così che, a metà percorso, l'ex geffino scelse di abbandonare il reality show condotto da Alfonso Signorini. Una volta uscito dalla casa di Cinecittà, Luca ha deciso di iniziare a convivere con l'ex corteggiatrice e la coppia si è stabilita a Como. Dopo un po', il giovane ha dovuto affrontare un delicato intervento alla schiena e durante questo periodo aveva dichiarato di aver ricevuto tutto l'aiuto possibile da parte di Soraya. Eppure, già ad inizio mese sono circolate voci su una presunta crisi tra i due. Tant'è che gli utenti di Instagram avevano chiesto delucidazioni a Deianira Marzano, influencer esperta di gossip. Sia la Marzano che Lorenzo Pugnaloni, che gestisce la pagina Instagram dedicata alle notizie sul dating show, avevano però smentito i rumors. A distanza di una settimana, le segnalazioni degli utenti su Instagram non hanno accennato a placarsi ed ecco che sono emersi nuovi dettagli sulla coppia. Stando a quanto riferito dagli internauti, da quando Luca si è operato i due si sarebbero allontanati tant'è che avrebbero trascorso le festività pasquali distanti. Secondo alcuni, il motivo sarebbe da ricercare nella presunta partecipazione alla prossima edizione di Temptation Island. Nello specifico, un utente ha scritto. A questa segnalazione Deianira ha risposto ad un altro utente che le ha scritto. La Marzano ha replicato. Infine, a chi le ha scritto? Deianira ha risposto. Tuttavia, è notizia delle ultime ore che nella prossima edizione di Temptation Island non ci saranno coppie VIP.